Adesso la linko un attimo qui sul video, la vedi questa diteggiatura semplicemente di questa parte? Ed è semplicemente su di questa scala pentatonica sempre di là, ed è fatto ovviamente in questo modo. Ok? Per cui si basa su quella che noi chiamiamo blues scale perché mettiamo dentro all'interno di questa scala pentatonica. La quinta bemolle, no? La vedi? Perché la frase chiaramente metto la trascrizione di una parte suonata da un chitarrista che tanti tempi fa, tanto tempo fa, tanti anni fa, l'abbiamo visto anche a lezione. Poi ci tengo a farlo vedere in settimana quando sono su ad alcune persone. In certi contesti, ovviamente in questo particolare, è Steve Morse, ed è una persona veramente che tuttora adesso penso che suoni ancora con i Deep Purple in un contesto, vabbè, che non è più quello ovviamente di un tempo. Però lui è stato sicuramente un grande ed è sicuramente un grande tuttora. È stato sicuramente innovativo, no? Sul modo di interpretare questo dinamismo, queste sonorità negli anni 70, anni 80. Un altro che fece, diciamo così, una rivoluzione da questo punto di vista sonoro insieme a Morgan Rush fu Frank Marino. Per cui diciamo che su questo tipo di impatto entrambi possono essere equiparati, anche se ovviamente. Yeah.